assieme a Rione Marconi stanno ristrutturando il rione, ma ci sono delle problematiche, diciamo. Sì, diciamo che niente di nuovo sotto il sole, perché l'armata Brancaleone, Falcomatà, Brunetti, eccetera, diciamo, ha un protocollo, ha un paradigma ormai, diciamo, consolidato in questi 10 anni, cioè fanno i lavori al contrario, e qui hanno fatto i lavori al contrario perché hanno asfaltato prima di pulire, prima di sistemare, quindi ora ci sarà il problema di chi dovrà venire a pulire, se verrà qualcuno a pulire. Probabilmente devono inaugurare, devono fare qualche cosa di, diciamo, di sensazionale, un po' come hanno fatto col waterfront quando hanno inaugurato le scale e non c'era il waterfront, l'unico posto al mondo dove si inaugura la scala senza che ci sia l'opera. Quindi qua abbiamo visto il tappetino dell'asfalto fatto con qualche millimetro di asfalto, abbiamo visto cumuli di spazzatura che sono messi all'interno, diciamo, delle parti nuove finanziate con i soldi pubblici, quindi attenzione, questi sono soldi pubblici, sono soldi nostri. È prevedibile che non ci sono, vedete qua nei marciapiedi sono tutti distrutti, quindi avrebbero dovuto aggiustare prima i marciapiedi, pulire e alla fine asfaltare, come sempre fanno. Ma qua chiederemo conto, ovviamente io convocherò finché me la faranno fare la Commissione Controllo e Garanzia, perché come voi sapete la vogliono, diciamo, bloccare completamente. Convocherò il RUP, il direttore dei lavori, per capire chi ha pensato di fare i lavori al contrario, perché ovviamente qua il problema è sempre sui soldi pubblici, perché i lavori vengono fatti e devono essere fatti bene, ci deve essere un responsabile quando sono stati fatti bene e ci deve essere un responsabile che deve pagare quando i lavori non sono stati fatti bene. In questo caso basta venire qua a fare una fotografia per vedere la discrasia che c'è tra il nuovo e il vecchio e il miscuglio che c'è tra cose che insieme non potrebbero stare, un po' come l'acqua con l'olio.